Fare i conti con l'ambiente, Ravenna 2013, oggi in occasione del Lab Camp ospitiamo Giancarlo Longhi, presidente di Coripet. Coripet, un consorzio nuovo, innovativo e a cui vogliamo dare spazio con i nostri contributi. Sì, Coripet è nato diciamo, in questi mesi, è il frutto della collaborazione fra i produttori di acque minerali e i riciclatori del PET, cioè delle bottiglie di acque minerali soft drinks che vanno a riciclo diretto, quindi è la prima esperienza o una delle prime esperienze in Italia di riciclo diretto della plastica attraverso quella che si chiama una filiera chiusa, cioè io posso riutilizzare il materiale che era all'interno del manufatto, quindi dell'imballaggio che avevo immesso sul mercato e che il consumatore aveva acquistato consumandone il contenuto, e poi lo posso riportare all'interno di un sistema organizzato che mi ritira quell'imballaggio, lo avvia a riciclo e lo riporta per farne la stessa bottiglia. È un sistema virtuoso, quindi vuole riciclare queste bottiglie che in Italia diciamo hanno ancora grossi spazi per crescere e per arrivare per esempio a dei livelli che sono stati raggiunti nel nord Europa. Come vuol farlo? Lo vuol fare posizionando all'interno dei supermercati, quindi delle superfici di vendita, delle macchine, diciamo così, mangia bottiglie, il che detto in questi termini sembra un giochino, in realtà non è un giochino, perché dietro c'è un sistema industriale e un sistema di logistica che consente la realizzazione di questo obiettivo industriale. Ecco, oggi tra i temi del nostro Lab Camp, tra i temi della manifestazione in generale, ci sono i green jobs, i lavori verdi, abbiamo peraltro Marco Cisotti, che è uno dei massimi esperti italiani sul tema. Coripet crea posti di lavoro. Coripet, attraverso questo nuovo sistema, ha la possibilità di creare parecchi posti di lavoro. Intanto nella fabbricazione di queste macchine, che sono una prerogativa e un vanto dell'industria italiana, naturalmente ne esistono anche all'estero, ma il nostro sistema è certamente più sofisticato e, tenuto conto che noi abbiamo un'industria meccanica particolarmente competitiva, diciamo che anche in questo manufatto sono state inserite tutte le competenze e le originalità che caratterizzano il sistema italiano. Ma poi pensate a questa raccolta specifica che può essere fatta magari anche con cooperative di giovani che si occupano della logistica, che si occupano della manutenzione di queste macchine, oltre che naturalmente la fabbricazione. Ecco, è un'occasione attraverso la quale una raccolta innovativa, quindi, e che ha certamente un impatto molto positivo sull'ambiente, può avere anche un impatto sull'economia e sulla occupazione giovanile. Grazie a Coripet, fare i conti con l'ambiente 2013.